ciccia a te. Una ciccia a te. Una zia. Una zia. Una madaya. Inspirando, porto sulle braccia in allungo ed espirando, porto i palmi delle mani a terra. Porto il piede destro dietro, il ginocchio a terra e il piede disteso. Guardo in avanti, tengo gli occhi chiusi, affondo bene sul ginocchio sinistro, apro le spalle, attivo il gluteo destro. Respira profondamente. Prossima ispirazione, porto il piede sinistro dietro e riunisco il mento verso l'alto. Spingi il corpo con le mani, attiva le cosce. Il mento va bene verso il torace. E via la barra attiva. Alla prossima ispirazione, porto le ginocchia a terra. I glutei vanno sui talloni, la fronte si appoggia a terra, le braccia sono distese e allungate. Appoggiamo gli avambracci, lo poggiamo sulla fontanella Sasangasana. Espiro, ritorno in Govindabalasana allungando il seno. Inspirando vado in quadrupedia, incurvo la schiena, guardo verso l'alto ed espirando appoggio il torace e la gola. Distendi le gambe, inspira, apri Bhujangasana ed espirando chiudi di nuovo la posizione, piedi uniti. Alla prossima ispirazione, piede destro tra le mani, ginocchio sinistro a terra, mi allungo e guardo verso l'alto. Ed espirando, rilasso la testa, la gamba sinistra va in avanti. Inspiro, porto sulle braccia, in allungo, tengo l'allungamento ed espiro, Samastiti. Di nuovo inspiro sulle braccia, espiro, le mani vanno a terra. Piede sinistro dietro, ginocchio a terra, piede disteso, guardo in avanti, chiudo gli occhi, apro il torace, spalle bene indietro, attivo il gluteo sinistro. Respira profondamente. Espirando, piede destro dietro, apro mucchio da mano. Espirando, Govinda Balasana, ginocchia e glutei fronte a terra. Inspirando, Sasangasana. Espiro Govinda Balasana, inspirando quadrupedia. Espirando Ashtanga Namaskar. Inspiro Bhujangasana. Espiro Adho Mukha Svanasana. Inspiro sinistra in avanti, mi allungo, guardo verso l'alto. Espira, rilassa la testa, gamba destra in avanti. Uttanasana, inspiro, porto sulle braccia in allungo ed espiro, Samastiti. Di nuovo in sulle braccia, espiro, le mani vanno a terra. Piede destro dietro, sgancio le mani, porto avanti il braccio destro, faccio un movimento verso l'alto, mi allungo e mi stiro col braccio destro, attivo il gluteo destro, respiro profondamente. Espiro, le mani vanno a terra, porto il piede sinistro dietro, Adho Mukha Svanasana.
respirando Govinda Balasana. Appoggi gli avambracci, Sasangasana, ma questa volta sollevo anche i piedi da terra. Respiro ritorno in Govinda Balasana, inspirando vado in quadrupedia, espirando Ashtanga Namaskara. Distendi, inspira, apri, espiro, chiudo la posizione. Inspirando, destra in avanti, ginocchio sinistro a terra, mi allungo. Gamba sinistra in avanti, testa rilassata. Inspiro, riporto sulle braccia, mi allungo, apro bene le spalle. Ed espiro, Samastiti. Inspira. Espira. Sinistra dietro, sgancio le braccia, porto avanti il braccio sinistro, lo allungo. Mi distendo verso l'alto, affondo bene sul ginocchio destro. Respiro profondamente, tengo la posizione. Espira, mani a terra, destra e dietro, in alto e giù, i piedi uniti. Espiro, Govinda Balasana. Inspirando, Sasangasana, sollevo i piedi. Espiro di nuovo Govinda Balasana, inspira quadrupedia, espira Ashtanga Namaskara, distendi, apri, inspira, espira di nuovo su, alla prossima ispirazione sinistra in avanti, apri bene il torace, guarda su, allungati. Rilassa la testa, gamba destra in avanti, testa rilassata. Inspira, porti sulle braccia in allungo. Ed espira, Samastiti. Di nuovo in sulle braccia. Espira, mani a terra. Piede destro dietro. Ginocchio a terra, piede disteso, sgancio, porto le mani davanti al ginocchio. Faccio questo movimento, affondo e su. E vado leggermente indietro. Apri bene il torace. Il gluteo destro. Inspira le mani a terra, piede sinistro va dietro, piedi uniti, dentro il braccio. Questa volta inspirando andiamo in Dandasana, stabilizziamo la posizione, la fronte parallela al pavimento. Espirando Ashtanga Namaskara, ginocchio, petto e gola. Distendo, apro il torace. Espiro, chiudo la posizione, un altro e due. Inspirando, destra in avanti, ginocchio, sinistra a terra, mi allungo. Espirando, sinistra in avanti, testa rilassata, giù. Inspira, ritorno. Ed espira, Samastiti. In, sulle braccia, espira, scendi, sinistra, stabilizza la posizione, sgancio, porto le mani in avanti, vado in avanti, semicerchio, mi allungo, espira, mani a terra, destra e dietro, in alto e giù, piedi uniti, Adho Mukha Svanasana. Inspiro, Dandasana, stabilizzo la posizione. Espiro, Ashtanga Namaskara. Distendo, allungo e apro. Espiro, chiudo la posizione. In sinistra in avanti. Allungati.
destra in avanti, espiro, non ho fretta, giù bene, inspiro, ritorno su e mi allungo, espiro, samastiti, in su, e mani a terra, destra dietro, ginocchio a terra, piede disteso, apro le braccia, i gomiti sono piegati, cerco di unire le scapole, affondo bene sul ginocchio sinistro, respira profondamente, espira mani a terra, sinistra dietro, ad unire le mani. Respira Dandasana, stabilizza la posizione. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Respira destra in avanti. Guarda su. Gamba sinistra in avanti, testa rilassata, giù, allungati. Inspira, ritorni. Ed espira, samastiti. Di nuovo, in. E. Sinistra, in. E apri, e affondi. Cerca di unire il più possibile le scapole. Espira, mani a terra, destra e dietro. In alto il giù. Inspira Dandasana, espira Chaturanga Dandasana, inspira Urdhva Mukha Svanasana, espira Adho Mukha Svanasana. Girando, sinistra in avanti, mi allungo, guardo verso l'alto, destra in avanti, espiro, testa giù rilassata, allungati, 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 e inspirando, ritorno, ed espiro, samastiti, chiudi gli occhi, concentrati bene sul tuo respiro, rilassa le spalle, piedi ben radicati a terra. Apriamo gli occhi, portiamo le mani ai fianchi, apriamo i piedi alla larghezza dei fianchi, inspirando mi allungo, guardo verso l'alto ed espiro scendo. Porto le mani a prendere indice medio i nostri arbici, Padangusthasana, mi allungo ed espiro scendo. La testa si rilassa, le cosce sono attive. In una posizione puoi chiudere gli occhi ed espirare. Centrati sempre sul respiro, sull'attivazione delle tue cosce e rilassamento della tua testa. Inspira, riallungati, Padahastasana, mani sotto la pianta dei piedi, scendi, rilassa la testa, attiva le cosce, Udyanabandha attivo, dai il piede un po' sulla punta dei piedi, questo ti aiuta ad allungare tutta la parte posteriore. Inspira, chiudi gli occhi e rimani qua, allungare più.
Espirando porto le mani ai fianchi e con controllo inspiro, ritorno verso l'alto, apri il torace, espiri, porti il mento al torace, chiudi i piedi, ritorni in samastiti, chiudi gli occhi, ricontrolla il tuo corpo, ascolta ogni cambiamento, porta attenzione sempre al respiro. Apri gli occhi, passo indietro con la gamba destra, apri bene le braccia a te, tita triconata. Chiudo a sinistra, apro a destra, guardo la mano destra, inspira. Espira, ti appoggio al dorso, il piede destro. Inspirando, apri il braccio, guardi la mano sinistra, nella posizione, chiudi gli occhi, concentrati solo sul respiro, e l'attivazione del tuo corpo. Il braccio sinistro spinge verso l'alto. La mano destra spinge il dorso, il piede destro, il piano valla attivo, respiro, e rimane. Ispirando, ruoto la testa verso destra e inspiro, ritorno su, le braccia sono attive e forti, chiudo il piede destro, apro il piede sinistro, inspira, espiro, scendo, la direzione dello sguardo è verso la mano sinistra ancora, inspiro, apro il torace e guardo verso l'alto, poi chiudo gli occhi, attivo le cosce, apro bene il bacino e respiro profondamente. Espira, guardi verso il piede sinistro, inspiri, ritorni su, chiudi il piede sinistro, apri il piede destro, parabrezza triconata, la mano destra va al fianco destro, inspira, porta sul braccio sinistro, espiro, mi appoggio al dorso del piede destro, inspirando, ruota a destra, tieni la mano destra al fianco destro, per tutta l'esecuzione dell'asana cerca di aprire bene la spalla destra e attivare forte le cosce. Chiudi gli occhi, attivo il piano valla, apri la spalla destra, praticati bene con i piedi. Estira, guarda verso il basso, inspirando. Sul braccio sinistro, guarda la mano sinistra in allungamento, apri le braccia a te, chiudi a destra, apri a sinistra, mano sinistra al fianco sinistro, sul braccio destro, allungalo, espira, scendi tenendo l'allungamento, lo sguardo ancora verso il basso, inspiro, ruoto verso sinistra, la mano sinistra rimane al fianco, cerco di aprire la spalla sinistra il più possibile, radicando bene i piedi, posso chiudere gli occhi se ho equilibrio nella posizione. Ascolto bene l'asana, ascolto bene la mia postura. Inspira, guarda verso il basso, inspirando sul braccio destro, guarda la mano destra in allungamento, apri bene le braccia a te, inspiro, samastiti, chiudo gli occhi e mi concentro sul mio corpo, cerco di capire bene ogni trasformazione.
avanti, Uddita Parsvakonasana, passo indietro con la gamba destra più ampio di quello di prima, apro bene le braccia a D. La facciamo tutti nello stesso modo, chiudo il piede sinistro, apro il piede destro, affondo sul ginocchio destro, il gomito destro si appoggia al centro della coscia destra, il braccio sinistro ruota in avanti, si appoggia all'orecchio sinistro e inspiro, ruoto il torace verso l'alto, guardando verso il soffitto. Nella posizione finale, chiudo gli occhi, il palmo della mano della mano sinistra attivo che guarda il pavimento. Il gomito destro spinge il laterale destro, il ginocchio destro. Il torace si apre verso sinistra. Ispirando guardo verso il basso. Inspiro, ritorno su, le braccia sono ancora attive e forti, chiudo a destra, apro a sinistra, affondo, mi appoggio con calma, appoggio il braccio destro, lo sguardo ancora verso il pavimento, faccio questo movimento, lo sguardo ancora verso il pavimento, vado in allungamento col braccio destro e inspirando apro il torace verso l'alto, in allungo, respira profondamente. Sempre il gomito sinistro che spinge il laterale sinistro, il ginocchio sinistro, il torace si apre verso destra. Respira, guarda giù. Inspira, ritorni su, espira, rimani ed inspirando, samastiti, chiudi gli occhi, rimani stabili nella posizione e ascolta ogni cambiamento del tuo corpo. Apri gli occhi, mani ai fianchi, passo indietro con la gamba destra. I talloni vanno all'esterno, le punte vanno bene verso l'interno. Prasalita, Padottanasana. Inspiro, mi allungo, guardo verso l'alto. Espiro, scendo verso il basso. Le mani vanno a terra al centro dei piedi, alla larghezza delle tue spalle. Poi inspira, riallungati, riattiva la posizione. Ed espiri, scendi. La testa si abbandona completamente. Le mani sono attive, le cosce sono attive. E porto un po' il peso dei piedi all'interno. Respira, chiudi gli occhi e ascolta bene la postura. Rimani concentrato nel tuo respiro. Inspira, riallungati, guardi in avanti, espirando premi l'esterno delle caviglie e scendi nuovamente verso il basso. Inspira, riapriti, guardi in avanti, espirando porti le mani ai fianchi, attivo via una banda, inspiro, ritorno, guardi su, mi allungo, apro il torace, espiro, porto il mento al torace, apro le braccia a T, inspiro, samastiti, chiudi gli occhi e di nuovo controlla e fai un check del tuo corpo, rimani qua con noi, non andare via. Apriamo gli occhi, incrociamo le braccia dietro la schiena tutti.
Facciamo un passo indietro con la gamba destra, la metà dell'apertura di prima. Ruoto verso il piede destro. Inspiro, mi allungo, guardo verso l'alto. Ed espirando, scendo in direzione della gamba destra. Le gambe sono attive. La testa si rilassa. Il piede destro spinge lontano il tappetino. Allontana il tappetino col piede destro. Rilassa la testa. Chiudi gli occhi. Parsottanasana. Attivando tutti e due i piedi, inspiro, ritorno, guardo verso l'alto, in allungo. Inspira, porti il mento al torace e ruoti verso il piede sinistro. Inspiro, mi allungo, guardo verso l'alto. Inspiro, scendo, in allungo, rilassa la testa, attiva il piede sinistro. Apri le spalle, chiudi gli occhi, tieni via una banda attiva. Il piede sinistro, inspira, ritorna, guarda verso l'alto, apriti, espira, allunga il tratto cervicale, mento al torace, inspiro, samastiti, chiudi gli occhi, ti radichi e ascolti il tuo corpo, rimani presente. Apri gli occhi, porti le mani ai fianchi, fai un piccolo passo indietro, radichi bene il piede, piede sinistro, tutti facciamo la stessa posizione. Sollevo il ginocchio destro, la mano destra va davanti al ginocchio, il tallone destro a martello, lo sguardo in avanti, la schiena è dritta, Uddiyana Bandha T, Utthita Hasta Padmasana. Parsvasita, apro a destra, guardo verso sinistra. Torno al centro, Uddiyana Hasta, mano destra al fianco destro. Scendo lentamente, faccio un passettino per rilassare caviglie anche. Sollevo il ginocchio sinistro, mano sinistra davanti al ginocchio, tallone sinistro a martello, spalle in fuori. E respiro. Parsvasita, guardo a destra. Torno al centro, mani ai fianchi. Scendo, passettino, ritorno davanti al tappetino, unisco i piedi, samastiti, rimango presente e riascolto il mio corpo. Apri gli occhi, inspiro sulle braccia. Inspiro, palmi delle mani a terra. Inspiro, mi allungo, guardo in avanti. Passo indietro con tutte e due le gambe. Espirando, scendo in Chaturanga Dandasana, mi appoggio a terra. Talloni uniti, gambe unite, glutei serrati. Inspiro, sollevo la bocca dello stomaco a terra. Apro bene le spalle, unisco le scapole. Talloni uniti, chiudi gli occhi. E respira in Bhujangasana. Tirando rilassi la testa, punti i piedi, spingi, Adho Mukha Svanasana. Porta bene il mento al torace.
sfilato Dandasana. Sempre con controllo, cerchiamo di controllare il nostro corpo. Espiro, scendo lentamente, mi appoggio a terra, distendo i piedi, le mani vanno di fianco ai fianchi, vicino alle anche, sollevo i piedi, sollevo il torace, Sarabhasana, respira, espira, scendi, mani di fianco al torace, spingi, Adho Mukha Svanasana. Inspirando Dandasana ed espiro Chaturanga Dandasana. Tieni le ginocchia, prendi l'interno delle caviglie e inspirando piedi a punta, sollevi, agganci bene e guardi in su. Se hai tensioni, guardi in avanti senza farti problemi. Espiri, scendi, mani di fianco, spingi Balasana, ti sistemi bene nella posizione, rilassa le tue spalle. Inspiri, ti sollevi, vai a sederti in ginocchio, scivoli sul gluteo preferito, distendi entrambe le gambe. La pianta del piede destro va all'interno della coscia sinistra. Porto sulle braccia e in allungo. Tengo l'allungamento e scendo. Inspiro, mi riallungo. Ed espiro, scendo in Janushirshasana. Chiudi gli occhi, tieni il tallone sinistro a martello. Tieni il tallone destro ben premuto all'interno della coscia sinistra. Respira e rimani presente nella tua postura. Tirando i piedi lunghi, espiri, sganci, porti le mani dietro i glutei, sollevi il tallone che va a inserire dove abbiamo il perineo. Sistemo la postura, inspiro, porto sulle braccia, espiro, scendo, inspiro, allungo, espiro, giù, Janushirshasana B. Prova a cercare di attivare il perineo, dovresti sentirlo sotto il tallone. Riapriti, espiri, scivoli fuori dalla posizione, distendi la gamba destra, porti le mani di fianco ai glutei, sistemi i glutei a terra, le mani si appoggiano, il mento va a torace, il tallone sino a martello, ascolta bene il tuo corpo. Respiri, muovi la posizione di Dandasana, pianta il piede sinistro all'interno della coscia destra, tallone destro a martello, inspiro sulle braccia, espiro, scendo, aggancio, in, mi allungo ed escendo.
sgancia, sollevi, sgancio il chiasma qui, di nuovo su, giù, in, piede. Inspirando lentamente, ispiro, scivolo dalla posizione, distendo, sistemo i glutei a terra, le mani sono di fianco, ritorno in ascolto, tallone a martello giù la testa. Inspiro, porto sulle braccia, indice medio aggancio i nostri alluci all'interno, poi inspiro, mi allungo ed espiro, i gomiti scendono all'esterno delle tibie, mi rilassa la testa, un fasci mortanato. Inspiri, avvia l'indica, inspiri, sganci le mani da dietro i glutei, i talloni sono ben appoggiati a terra, apriti leggermente i piedi, attivate bene i talloni, piegate le ginocchia, spingete testa indietro. Inspira, ritorna, inspiri, sganci, distendi la gamba destra, questa volta le mani spingono a terra, sollevo i glutei, bascolo un po' a destra e un po' a sinistra per scaricare un po' la schiena, scendo, piante il piede sinistro all'esterno della coscia destra, mano sinistra a terra su in uno, due vado in appoggio, tre mi allungo, quattro lo ruolo, piano il testo prima martello. Mano sinistra attiva che spingi lontano il pavimento. Il gomito destro spinge lontano il ginocchio sinistro. Chiudo gli occhi, respiro, rimango presente nella mia postura. Non perdo la concentrazione, rimango qua.
distendi, sollevi, scendi. Mazzendrati, piante piede destro all'esterno della coscia sinistra, pallone steso sotto il genugno destro, braccio sinistro su, braccio sinistro mai appoggio, inspiro allungo la schiena e respiro ruoto bene verso destra, apri la spalla destra, spingi la mano destra lontano dal pavimento, la mano sinistra attiva e forte, gli occhi. Ascolta la mia postura. Rimango presente. Inspiro, torno al centro, espiro, sgancio, attenzione, porto le mani dietro di tutte, mi appoggio, cambio in croce, mi sistemo, sollevo poi il braccio destro, mi appoggio, inspiro ed espiro. Inspira, ritorno al centro, sgancio, porti le mani indietro, questa volta distendi le gambe in avanti, i talloni scendono a martello, sollevo, basculo, scendo, tallone destro, gluteo destro, braccio sinistro questa volta avvolge il ginocchio destro, la mano destra si appoggia a terra, inspiro, mi allungo, quindi espirando, ruoto bene verso destra, portando la spalla destra. Mariciasi.
devo stringermi talmente forte che il respiro va in tutta la parte posteriore. Inspiro, mi riapro ed espiro, lascio cadere le ginocchia all'esterno. I piedi si aprono, come se fossero dei libri, la schiena è dritta, le braccia sono distese, le spalle sono ruotate all'indietro, il torace in fuori e il mento scende. La schiena è bella dritta che spinge verso l'alto. Inspira, allungati, il mento va su, il mento va in avanti, i gomiti si uniscono e scendo verso il basso. I gomiti spingono lontano gli inguini, mi allungo. Inspira, riapri lentamente. Da questa posizione appoggi le mani, sollevi i piedi, allungali un po' in avanti, sempre uniti. Tra i nostri talloni e il nostro corpo la misura circa di un avambraccio. Porto le mani dietro la schiena, intreccio, inspiro, espiro, scendo. Un maso non modificato, una variante. Inspirando, torno dolcemente, mi apro, guardo su, espiro, sgancio, porto le mani di fianco, distendo le gambe, i talloni sono ben ancorati a terra, inspiro, spingo, sollevo testa indietro. Alla prossima ispirazione, scendendo avvicino i glutei, ai talloni, appoggio gli avambracci e mi vado a sistemare in posizione letta. Rimango qualche attimo. Ora inspirando, sollevo il bacino e rimbocco le spalle sotto la schiena, intrecciando bene le dita tra di loro. La posizione è molto attiva, se ti mandate. Gli avambracci allontanano bene il tappetino, insieme ai piedi che spingono. Lungo il dito ritratto verso la colonna vertebrale, tieni la posizione attiva, respira profondamente, rimani presente nella postura, non cedere, distendi, spingi, respira. Respira, sciogli la posizione e ritorni in posizione neutra, in ascolto. Solleva le gambe a quante gradi, rimani qualche altro.
seconda posizione lentamente, ascoltando una vertebra alla volta, e poi rimani con le labbra laterali tutta la schiena a terra, rimani respirando. In sutta dandasana. Ritorni in posizione lenta, talloni chiusi e rimani qualche istante in ascolto. Abbracci e siedi sui polsi, stendi le gambe, spingi sul gomito, guardati gli alici, e da qua fuori bene il torace, porta la testa indietro se non hai tensione alla cervicale. Dietro la testa, porto il vento al torace, abbruccio bene e respirando scendo e mi abbandono in shavasana per il rilassamento finale. Rendi consapevole il tuo respiro. Cominciamo un conteggio da 200 andando a riposo. Lo contiamo ognuno mentalmente. E se perdo la concentrazione del conteggio, riparto sempre da 200. E continuo fino ad arrivare all'ultimo numero 0, che se non è finito l'innalzamento, ricomincio a ricontare 200, 199, 198, 197, il numero continuo. Respirando, rilassi le gambe. Continua il conteggio. Inspira. Respirando, rilassi il gluteo e il bacino. Inspira. Respirando, rilassi la zona lombare. Thank you.
piante dei piedi.